L'incontro con il ministro Federico D'Incà e con l'onorevole Roger De Menech è stato sicuramente molto positivo perché abbiamo messo sul tavolo tantissimi temi, partendo dalla presentazione di un report sui danni del maltempo di una decina di giorni fa che ha flagellato la provincia di Belluno. Per quelli di competenza provinciale sono circa 40 milioni di euro, cui si aggiungono ovviamente tantissimi altri, e soprattutto anche per i privati che mi auguro possano essere indennizzati per quelli che sono i danni sui beni mobili che hanno subito. Un altro tema, e questo è di prospettiva futura, la possibilità di un coinvolgimento, di un incontro con Terna, con Enel, per cercare di risolvere altre problematiche sulla sicurezza del nostro territorio. Abbiamo inoltre condiviso un percorso di cercare di realizzare degli incontri territoriali per mettere insieme le istituzioni e affrontare insieme le problematiche che riguardano il nostro territorio. E non per ultimo, certamente anche quello che è quello che ci aspetta nei prossimi giorni, il lockdown deciso dalla Regione Veneto, ma soprattutto dal governo, che provocherà ingenti danni economici, soprattutto al mondo del turismo, e quindi la richiesta di ristori per quanto riguarda il settore turistico e ricettivo, perché il periodo natalizio è sicuramente uno dei periodi fondamentali per la loro attività, e quindi da parte del governo chiediamo veramente un intervento sostanzioso, è fondamentale in questo periodo. Quindi da parte mia un ringraziamento per la disponibilità. Abbiamo gettato le basi anche per costruire delle strategie per il futuro e per guardare, diciamo così, a quelli che saranno i prossimi mesi dopo questa pandemia che ci ha colpito, e cercare di ripartire subito con unità di intenti, una condivisione generale.